tubolare, c'è il salvapelle, stecca e zimmer, cerotti e terzo classe, ma una classe grossa. Indossiamo questo, ok? Prendiamo la stecca, no, giriamo, della misura adatta, no? La forbice me le prestate che questa non la posso usare? Grazie. Questo lo togliamo perché sennò decubita. Ecco qua, così non crea problemi al paziente. E poi cominciamo, io uso per modello la mia mano e comincio a dargli una prima forma. Qua fletto nella metacarpofalangea e fletto qua sul carpo e poi lo giro, perché questo il primo è prensile, quindi ha questa forma. E poi prendo, comincio a modellare la volta dorsale sul dorso. Questa è una prima forma e ora devo adattarla alla paziente. Lunghetto, va bene. Allora, comincio a modellare sul palmo. Qua tengo con le due dita, qua spingo e modello sul palmo, ok? Qua l'avevo girata troppo, la drizzo un pochettino. Ok. Adesso sistemo l'interfalangea. Quindi tengo qua e fletto un po', ok? Vediamo un po'. E quindi qua devo recuperare, modellarla al meglio. Fini un po'. Fini qua. Va bene? Fisso il primo dito. Lascia un po' per fuori qui. Stai ferma così, grazie, rilassata, bravissima. E cominciamo a girare il terzo classico. Va bene? Senza stringere, che sennò gli creiamo fastidi e problemi. Fa tanto lunghetta, la tubolare la accorcio. Ok. Un taglietto. Olè, finito. Poi gli mettiamo altri due cerottini e abbiamo finito la stecca. Uno qua. A fissare per bene il primo dito. Va bene? E un altro qua dove è finito il tenso cluster. Va bene? Ti dava sì la stecca da qualche parte? Qualora avessimo fatto un po' stretta, magari qua, dice qua la sento stretta o qua, insomma se è recuperabile, facciamo un taglietto dove la sente stretta appena, così la sente ancora più comoda e poi gli giriamo un altro pezzo di tensoplast per sistemare la riparazione e lo fissiamo di nuovo col cerotto, ok? Olè. A posto, comoda?